Ciao a tutti! Oggi prepareremo il timballo di riso con zucca filante. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucca tagliata a dadini, scalogno, sale, pepe, olio, riso, mozzarella, prosciutto cotto che è facoltativo, parmigiano grattugiato, acqua e dado vegetale Bimby. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio, ed azioniamo il Bimby per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Posizionare la farfalla sulle lame. Mettere la zucca, aggiungere 100 g d'acqua, e cuocere per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungere l'acqua, il riso, il dado, il sale, il pepe, mescolare con la spatola. E cuocere per 13 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere 30 g di parmigiano ed amalgamare per un minuto. 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il riso è pronto, componiamo il timballo. Abbiamo imburrato una pirofila da forno, adesso metteremo metà del riso. Il riso dovrà risultare al dente. Mettiamo bene. Mettiamo il prosciutto cotto. Una parte della mozzarella. Spolverizziamo con il parmigiano. Completiamo con il resto del riso. Livelliamo bene. Mettiamo la mozzarella. E spolverizziamo con il resto del parmigiano. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti circa. Il timballo è cotto, serviamolo. Timballo di riso con zucca filante. Grazie e alla prossima ricetta!